Sì, la Campania traino del sud innanzitutto. La Campania sta rivendicando un ruolo importante che è già previsto dalla normativa, penso in particolare all'attrattività dei borghi per il sud e in generale sul PNRR, ma la Campania dopo un periodo che è stato quello dell'anno scorso, proprio sulla borsa dell'anno scorso, che è stato un periodo veramente di resilienza, adesso guida la ripresa. Confidiamo che questa ripresa sia anche una ripresa nuova da ogni punto di vista, sia anche una metamorfosi. Dobbiamo ripensare il modello turistico regionale e nazionale. Sta facendo molto il livello nazionale attraverso l'hub dedicato, ma dobbiamo ripensarlo anche noi. Noi ci stiamo lavorando già da un anno e mezzo su questo argomento, stiamo realizzando degli obiettivi, confidiamo di continuare nella direzione. I successi si auspicano, ci sono dei numeri che sono importanti, che ci stanno dando rassicurazioni, speriamo che non vi siano ulteriori problematicità. Che vi hanno chiesto gli addetti ai lavori e che può fare la regione? Gli addetti ai lavori ci chiedono innanzitutto di essere molto in ascolto, di essere molto partecipi, di prendere decisioni che sono misurate e proporzionate ai problemi. E noi non siamo favorevoli a investimenti a pioggia, finanziamenti a pioggia, crediamo invece in investimenti dedicati, finalizzati a un risultato produttivo, crediamo nella ricchezza, in una ricchezza che resti sui territori e in una valorizzazione dei territori che non sia una conservazione cieca delle attività e delle preesistenze. Noi dobbiamo pensare a un turismo dinamico, in questa logica ci stiamo muovendo. Il turismo è anche lavoro, c'è grande aspettativa in Campania, l'Italia cerca di mettersi anche il Covid alle spalle, visto le restrizioni che si allentano sempre di più, preoccupa la guerra. Preoccupa la guerra, preoccupa una condizione che è una condizione di emergenza continua. Per la verità noi ci siamo cominciati ad allenare con l'emergenza pandemica, sono convinto che riusciremo a riorganizzarci anche in questa condizione di emergenza più specifica che riguarda in particolar modo i paesi dell'est, una parte dei paesi dell'est, in particolar modo la Russia, che per il turismo di lusso è un'area di riferimento importante. Però credo anche che riusciremo, come abbiamo già fatto col turismo di prossimità, a compensare sul turismo internazionale con altre nazionalità. Questa crisi internazionale può creare anche il rischio che non vengano turisti anche da altre parti d'Europa e del mondo. Sì, noi stiamo ragionando con altre aree geografiche, stiamo immaginando delle prospettive nuove con delle attrattività che ovviamente sono legate a questi turismi ulteriori in termini geografici. Abbiamo anche un target di riferimento più giovane, che ha più voglia di viaggiare, di vivere esperienze, su questi ci stiamo muovendo. Nota positiva ad aprile parte Procida 2022. 9 aprile parte, stiamo lavorando nella cabina di regia, stiamo lavorando molto su questo, sono stati fatti degli sforzi importanti alla giunta regionale, penso ai trasporti, penso al coordinamento dell'immagine, penso agli streaming, penso alla possibilità di seguirle in tutte le province della regione Campania i momenti decisivi dell'esperienza di Procida Capitale della Cultura 2022, ma Procida è anche un modello e a quel modello ci stiamo ispirando. La Campania è al centro dei flussi del Mediterraneo, ma non solo. Ci sono tour operator da tutto il mondo, buyer internazionali. Che opportunità è BMT? BMT è un'occasione ovviamente che riguarda il Mediterraneo ma va anche oltre il Mediterraneo. La vocazione mediterranea è sicuramente una vocazione per la regione Campania importantissima, quindi l'intuizione della borsa è un'intuizione feconda, è la 25ª edizione, come sto dicendo in questi giorni dobbiamo pensare, questa è una ritualità, però dobbiamo pensare a questa ritualità in termini di continuità ma anche in termini di non ripetitività. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori, non dobbiamo riorganizzare la nostra offerta turistica come se non fosse accaduto quel che è accaduto e come se non fosse in corso quel che è in corso. Quindi dobbiamo avere la capacità di essere più flessibili, più elastici, ma anche di smascherarci. Cioè, paradossalmente, nel momento in cui portiamo ancora la maschera, dobbiamo imparare a smascherarci, cioè essere molto più vicini alle nostre identità culturali.